Bene, riprendiamo il concerto con un piccolissimo omaggio a Giuseppe Verri. C'è ancora una piccolissima parte classica e poi ci sono delle canzoni classiche napoletane invece per concludere. Dobbiamo solo accelerare perché c'è il rischio che dall'altra parte inizi a suonare la concorrenza, non è la concorrenza però diciamo. e quindi un omaggio a Verri, diciamo, con un'opera che io non nomino perché nell'ambiente si dice che non bisogna nominarla quell'opera, quindi fate finta che lo nominate. Come diceva Totò, non sono superstizioso però non mi costa niente, no? Dicevo, quindi quest'opera di Verdi, La Romanza, sarà eseguita da Tania Frasca e si chiama Pace mio Dio, ed è l'aria finale di quest'opera che inizia con la forza del... stop, non dico più niente perché purtroppo quando è stata rappresentata alla prima è morta il tenore, alla seconda recita non è stata fatta, quindi si dice che non porti bene. Buon ascolto. Thank you.
Allora, adesso c'è una romanza molto famosa, Dalla Butterfly di Giacomo Puccini. L'aria è Un bel dì vedremo. Appunto, è Butterfly che si innamora, diciamo, di un militare americano, il quale poi parte per l'America e manca diversi anni. Con questo militare lei ha un figlio, ma lui non lo sa, poi lo viene a sapere dopo. Che succede? Che lei lo aspetta per tanti anni, infatti in questa romanza lei canta Un bel dì vedremo, levarsi un fil di fumo, la nave bianca, perché lei guarda sempre con il cannocchiale tutti i giorni, la notte, nella speranza che lui ritorni. Il problema è che lui ritorna purtroppo con la sua nuova moglie e purtroppo per la legge giapponese in questo caso il bimbo va alla coppia, appunto, quindi al marito, diciamo a Pinkerton, con la moglie americana. E quindi Butterfly, questa romanza dice appunto che lei ci crederà ancora. A me piace tantissimo perché l'aria della speranza un po', cioè nonostante tutto lei ha aspettato tanti anni, adesso questo non succede perché appena litighi con la fidanzata o col fidanzato dopo 2 minuti stanno già sulla chat con un'altra persona, diciamo sono cambiati un po' i tempi, quella invece ha aspettato tanti anni e vabbè, ritorna e purtroppo che succede? Che poiché la legge giapponese prevede che il figlio va alla coppia, lei dice io non ho più niente da perdere e purtroppo si uccide Butterfly alla fine dell'opera, quindi un altro dramma. A proporcelo questa sera il soprano Anna Maria Stella Panzini, buon ascolto. Oh,
continuiamo, vediamo quello che riusciamo a fare, diciamo. Quindi l'invito è quello di non dormire mai, no? Nel senso che dobbiamo essere sempre attenti, svegli, critici, autocritici. E quindi la romanza che andremo ad eseguire adesso è appunto il Nessun dorma, dalla Turandot di Giacomo Puccini, appunto un'aria nella quale il principe Calaf sfida la principessa Turandot e se risolve questi tre enigmi, è una favola in realtà la Turandot, se risolve questi tre enigmi vincerà. Questo un po' sta anche, è un parallelismo usato, diciamo, per dire che l'uomo a volte non si accontenta di quello che può avere. Infatti c'è nell'opera c'è Liu, che è l'altro personaggio femminile, che è innamorata di lui, si è innamorata proprio per un sorriso che lui tanti anni prima le aveva fatto, e lei quel sorriso l'ha ricordato tutta la vita, però non era corrisposto, perché è un amore troppo facile. A volte cerchiamo qualcosa sempre di più difficile, di più inarrivabile. Quest'opera rappresenta molto questo. Quindi Nessun dorma, perché appunto lui la notte, diciamo all'alba dovrà svelare i tre enigmi, all'alba vincerò. Io mi auguro che tutti abbiamo una battaglia da vincere nella vita, chi contro la malattia, chi contro la stupidaggine, chi contro altro. Vi auguro di vincere sempre, quindi questa che sia di augurio a tutti. Forse hanno capito, forse no, sembrava. Buon ascolto con Paolo Spagnuolo. Paolo, tra l'altro, io sono direttore artistico di diversi festival, voi sapete, no? E tra i tanti, un festival al Teatro Antico di Taormina. E quest'anno Paolo sarà con me nel mio festival a Taormina il 27 di agosto, anzi siete tutti invitati, magari se vi trovate lì.
il 27 di agosto con I Tre Tenori, un progetto che stiamo portando un po' in giro per il mondo, e Paolo Spagnolo è uno di questi che rappresenta appunto I Tre Tenori. Bene, continuiamo con questo brano che non ha bisogno di presentazioni, però ritorno sempre all'opera buffa di Rossini, così c'è tutto un percorso che abbiamo fatto, però torniamo indietro ovviamente di almeno 100 anni. Buon ascolto. Yeah.
Bene, ci avviamo alla conclusione di questo concerto con un brano eseguito dalle due donne di questa sera, che sono appunto il soprano Tania Frasca e il soprano Maria Stella Panzini. E si chiama Torna a Surriento, che tutti pensano sia una romanza d'amore per un ragazzo che ha perso la ragazza. No, non è questo. Diciamo che a Sorrento arrivò il ministro Zanardella, è stato un po' lì e ha fatto aprire la posta, e quindi finalmente Sorrento aveva la sua posta, non doveva andare più al paese a fianco a fare la fila con gli altri, poi si odiano, diciamo, tra i paesi limitrofi in genere, no? C'è sta cosa qui, e quindi questo era un inno affinché potesse ritornare. Quindi torna Surriento, no? Vido mare quanto è bello, spiratando senti me, che te ne vai, no, di qua, è così bello. E quindi non è triste questa canzone, e apparentemente, diciamo, un modo per farlo ritornare, diciamo. Quindi a eseguirla i due soprani di questa sera, prego. Ultimi due brani, abbiamo Coro Ingrato e poi concluderemo tutti con O Sole Mio, tutti cantanti. Quindi Coro Ingrato da Paolo Spagnuolo. Cadarì, non te scurda.
Catarì, Catarì, che ben a dicere, stu parla come da stasa me. Tu non c'è pienza stu dolore mio, tu non c'è pienza tu. Soffrì, non se può credere, sta soffrì tutte le strazie. Oh, confessore, che persona santa, ma dite, figlio mio, lassa la sta, lassa la sta. Mi raccomando, ai vostri figli non fate studiare gli strumenti elettronici, che poi fanno sti danni. Bene, adesso chiamo qui tutti gli artisti di questa sera, li chiamo ad uno così ricevono il loro applauso anche singolarmente. Quindi, prima gli ospiti, no, diciamo. Quindi il baritono, anche lui in carriera, Andrea Carnevale. Il soprano Anna Maria Stella Panzini, il soprano Tania Frasca e il tenore Paolo Spagnuolo. Fresca pare già una festa che
bella cosa è na giornate sole. Un ringraziamento a Michelino, che in doppia veste sia di organizzatore che anche di Mimo, no? In teatro viene chiamato Mimo questo ruolo, è stato bravissimo, non ne sapeva niente, poi tra l'altro faceva il barbiere pure, no? Quindi dice a casa dei suonatori non se ne fanno serenate. Finalmente sono stato servito. Giustamente. E l'avvocato Antonio Castriotta viene a dire due parole, un saluto. Andate via che dobbiamo fare ancora il bis. Il bis non ce l'abbiamo. Il bis. Il bis lo facciamo insieme ai musicisti. No, non ce l'abbiamo. Vabbè, mo pensiamo, dai, un bis, mo vediamo. Intanto io vi saluto personalmente, passo la parola al dottor Castriotta e ricordatevi del CD prima di uscire, non si può uscire senza. Entrata gratuita. Uscita a pagamento, diceva. Grazie a tutti. Siamo giunti anche quest'anno a conclusione di questa bellissima, non credo che sia autoreferenziale, serata lirica organizzata da L'Avis di Manfredonia in ricordo di Paolo D'Angelo. Noi come associazione internazionale R. Manfredi abbiamo collaborato, abbiamo avuto il piacere di collaborare con l'Avis, che si è fatto carico di tutte le spese per l'organizzazione di questo spettacolo, e noi abbiamo messo a disposizione dell'Avis la nostra esperienza che abbiamo maturato pian piano in questi anni. Ovviamente sono sempre stato spronato, perché poi Michelino da un anno all'altro pensa sempre alla lirica, insomma. Ogni giorno ci vediamo, che facciamo l'anno prossimo? Abbiamo fatto un concerto a dicembre sempre con la Pase, l'abbiamo fatto adesso, poi c'è stato il problema Covid, speriamo che non torni più, o quantomeno
insomma non sia così virulento, e quindi in maniera tale che si possa tornare a una vita normale e quindi si possano continuare ad organizzare eventi concertistici, perché anche gli artisti hanno il diritto di lavorare, di vivere, perché l'arte è alla base di una società importantissima, che l'arte e la cultura continuano a diffondersi. Ecco, io ringrazio Michelino per questo, ringrazio l'Avis, ringrazio gli artisti che hanno preso parte a questa bellissima serata, quindi Paolo Spagnolo, il tenore, Tania Frasca, Anna Maria Stella Panzini, Andrea Carnevale e il grandissimo pianista, nonché direttore artistico, Davide Degli Santi. E soprattutto ringrazio tutti quanti voi qui presenti, che ogni anno con la vostra presenza ci attestate la vostra stima, e quindi che dirvi, vi aspetto al prossimo concerto lirico. Buona serata a tutti. Ah, dobbiamo fare il bis prima, però non ci lasciate, io vi saluto e facciamo un bis. Allora, un bis è particolare perché non l'abbiamo provato, non perché è particolare, facciamo vedere che è un'opera d'arte. Se succede qualcosa fate finta che era bello, insomma. Allora faremo il Nessun Dorma di nuovo, però questa volta tutti e quattro, così ci sentono pure dall'altra parte. Grazie a tutti, grazie a Manfredonia. Ci vediamo l'anno prossimo. Il signore vuole dire una poesia. No, sto scherzando, vuole dire una cosa.